Lo scopo della live oggi è quello di parlare del business di Amazon, perché sta andando in voga di nuovo. Vedo che ha avuto anche diversi messaggi di studenti in privato che mi chiedevano di Amazon. Io, ovviamente, chi magari mi conosce da un po' di tempo sa che mi occupavo di Amazon già da diversi anni. Sono stato uno dei business che ho portato senza neanche pubblicizzarlo, ragazzi, perché non ci sono corsi che ho fatto e non c'è stato nessun tipo diciamo, di hype che ho creato per convincervi di entrare e far parte del business di Amazon, perché comunque l'ho sempre considerato come un processo, insomma, naturale per poter vendere online. Ovviamente, tanto qua, ovviamente l'ho portato avanti da diversi anni ed era un business che mi ha dato parecchia soddisfazione, perché oltre a economiche, perché, insomma, parliamoci chiaro, quando l'ho iniziato io diversi anni fa, stavo a Taiwan, insomma, ho iniziato questo progetto qua a Taiwan, poi mi sono spostato in Cina, poi sono venuto qua a Singapore, lavorando in stretto contatto con le aziende, insomma, di cinesi, taiwanesi, in cui comunque esportavo principalmente unicamente nel mercato degli Stati Uniti. Quindi è una cosa che comunque era molto molto interessante da fare. Ovviamente non nascondo il fatto che fino al 2019 dovevo anche io stesso ho pubblicato, perché no, diverse dashboard con i risultati, eccetera. Era una cosa che ancora veramente cioè, mi portava economicamente soddisfazioni. Posso dirvi con certezza che, avendoci sbattuto la testa per diversi anni, quindi sapendo pienamente quello che è successo all'interno del mondo di Amazon, insomma, negli ultimi anni è assolutamente cambiato tutto. Quindi è cambiato proprio tutto il sistema se voi conoscete Amazon, insomma, da compratori, suppongo, meglio di me, perché qua in Asia non abbiamo Amazon, perlomeno non abbiamo la sede di Amazon, quindi non si compra normalmente su Amazon. Si può comprare su Amazon Prime, prodotti arrivano dagli Stati Uniti, però non c'è Amazon in Asia, a parte il Giappone, quindi non è, non, insomma, non è... Non siamo, diciamo, utenti di Amazon, però a livello sia, insomma, come seller sia come buyer, ovviamente so benissimo come funzionava fino appunto all'anno scorso. Perché l'anno scorso? Perché quest'anno ho deciso di chiudere tutto, quindi ho tolto, insomma, lo store che avevo. Io mi occupavo di comprare prodotti da Taiwan, appunto, e dalla Cina successivamente. E prodotti nautici, che prodotti di design, quindi prodotti nautici con un design nautico per la casa, insomma, quindi cuscineria, tappeti, eccetera. Nautici perché? Perché sono appassionato di barche, perché faccio tuttora charter, propongo vacanze in barca vela, tuttora, quando comunque si può usufruire della parentesi turistica che ovviamente ci dà questa situazione assurda che stiamo vivendo. Ne approfitto sempre per andare in barca vela, quindi è una cosa che comunque sono appassionato. E perché no, diciamo, avendo anche esperienza, ho de detto anni fa: bene, buttiamoci in questo business qua, facciamo una nicchia, quella del settore nautico, decorazione, eccetera, cucineria, insomma, tende, tappeti per la doccia, insomma, tante di quelle cose che comunque abbiamo proposto. Alcune cose sono andate molto bene, alcune cose sono andate ovviamente meno bene, però tutto sommato comunque abbiamo fatto un business. Abbiamo, perché comunque l'ho seguito io in primis, poi insomma, avevo anche un altro socio, e l'abbiamo portato avanti con soddisfazione fino all'anno scorso. Poi cosa è successo? Fondamentalmente è successo che le cose dal 2019 sono cambiate drasticamente. Drasticamente perché? Perché è cambiato proprio tutto il sistema. Hanno iniziato a utilizzare in maniera massiccia Facebook l'advertising, quindi il fatto di dover comprare la pubblicità interna di Amazon per poter ovviamente spiccare le vendite. C'è stato un aumento
assurdo di concorrenza, i prezzi sono stati a ribasso, le spese, le fee di Amazon sono salite in maniera incredibile e in più è diventato sempre più difficile spiccare, risalire nelle prime pagine. Sapete benissimo che su Amazon funziona in maniera che se tu sei nella prima pagina, nella seconda pagina ovviamente riesci a vendere, altrimenti non vendi. E non funziona che tu normalmente cerchi un prodotto e ti esce fuori il tuo prodotto. Quindi cerchi un prodotto e ti escono fuori i prodotti che sono appunto quelli più o quelli sponsorizzati nella prima pagina, oppure sotto ci sono i prodotti che sono quelli più con più vendite, quindi sono quelli che sono nella prima pagina fondamentalmente. Però se tu sei all'inizio, insomma, non hai le vendite, non riesci ad avere questo meccanismo qui. Noi, nonostante tutto, che siamo entrati, sono entrato da solo all'inizio, nel lontano, cos'era, 2006, 2017, 2016, 2017 ho iniziato Amazon e ho praticamente, cioè, insomma, la pubblicità fondamentalmente, che poi nonostante tutto ho iniziato a fare pure io, di gran lunga, cioè di gran lunga surcassato su tutti gli altri store. Quindi praticamente chi fondamentalmente investiva tutto in pubblicità, ci superava. E quindi ci superava, cosa significa? Che se prima riuscivamo a fare, non so, 6-7 mila lordi al mese, successivamente questa cifra qui è poi è andata a calare. E quindi calando, 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 aumentando poi, ripeto, le fee di Amazon, le spese di magazzino, eccetera, è diventato per un business assolutamente non più competitivo. Poi una serie di cose che hanno portato anche alla chiusura dello store, quello del fatto che l'anno scorso il Covid sicuramente ha influenzato anche il dover mandare prodotti in shipping dalla Cina agli Stati Uniti, con le varie diciamo, situazioni di lockdown iniziale dalla Cina, quindi non abbiamo avuto più. Al momento che tu praticamente sospendi gli stock su Amazon, perdi già la popolarità che hai. Quindi, una volta che tu perdi in maniera organica, sudando camicie a non finire per arrivare magari nelle prime pagine, dopodiché, se non hai il rimpiazzo veloce, veloce, immediato degli ordini, in pratica finisci subito a scalare nel fondo del baratro di Amazon, quindi praticamente perdi il posizionamento. E questo poi porta una serie di effetti collaterali, come poi di non poter ovviamente più vendere. Non ti trovano, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in verità, insomma, il Black Friday, tutte quelle cose lì, sono sempre stati molto, molto redditizi, perché ovviamente utilizzando anche tecniche di marketing, di pubblicità su Facebook, dove si vendevano comunque dei code di discount, dei gift box, eccetera, sempre applicabili, gift box code, insomma, dei codici da redimere applicabili poi ad Amazon. Quindi facendo un po' di barbatrucchi, ovviamente si vendeva bene, ma questo si poteva fare quando comunque il costo della pubblicità era, insomma, fino al 2019, è umanamente accessibile a tutti. Cioè, parliamo comunque, ragazzi, di cifre comunque che non erano cifre che facciamo ridicole, parlo comunque di migliaia di euro e di dollari che comunque, insomma, un margine di investimento ce l'avevamo. Cosa è successo? È successo che e poi in parallelo ovviamente lavoravamo bene anche con il nostro private label, è nato tutto un private label, è nato poi una serie di store in affiliazione, anche il suo discorso charter che comunque si è portato avanti più o meno con tutto quello stesso nome, e quindi diciamo è una cosa che comunque ci ha dato parecchie soddisfazioni. E cosa è successo? È successo che Amazon ovviamente ultimamente è assolutamente un business che io non ho mai più considerato e non considererei per lo più tuttora, per una serie di motivi che è diventato, tra virgolette, molto più difficile spiccare come, appunto, come store. È difficile quasi impossibile direi ormai arrivare a fare determinate vendite. Perché? Perché ormai i prodotti sono quelli, tutti quanti sanno dove comprarli, tutti quanti sanno come, insomma, come funziona, bene o male, Amazon. E quindi anche se, un po' come il dropshipping, insomma, anche se c'è comunque la possibilità di avere un... sono a fuoco, ragazzi.
Okay. Anche se comunque c'è qualcuno che riesce a fare centinaia di migliaia di euro o di dollari, quello che sia, con Amazon, dovete capire che dietro ci sono comunque un sacco di spese, ok? Quindi quello che rimane poi è molto molto meno di quello che potete immaginarvi. E in ogni caso, ripeto, è impossibile perché qualora ci riuscite in un mese, dopodiché ve lo copiano, vi copiano lo store, vi copiano i prodotti, ci sono una serie di app, Helium 10, Django Scout, sono una serie di cose che comunque ormai diventa molto molto facile copiare e copiare. Poi io so benissimo che nella stessa diciamo nicchia, ovviamente da formatore a formatore, vi posso dire che dall'altra sponda ci sono formatori che ci campano con questa cosa qua, ovviamente vendendo corsi di come fare Amazon, eccetera. Adesso è inutile fare nomi, però non so se adesso qua c'è qualcuno che ha comprato, ha fatto business di Amazon e magari può dare il suo parere. In ogni caso, quello che posso dirvi è che attenzione, attenzione, perché comunque, ragazzi, non è un business, ok? È assolutamente un modo per, ovviamente, quello che dico sempre io, dove dovete mettervi in testa che se volete fare soldi, o soprattutto oggigiorno, nella società in cui viviamo, dove comunque ho fatto il video su Made in Italy, insomma, pochi giorni fa su YouTube. Comunque, oggigiorno viviamo in una società che comunque costa tutto di più. Adesso, pandemia a parte, tutto quello che comunque costava tot l'anno scorso, oggigiorno costa di più. Ok, i prezzi aumentano. Adesso sembra un po' un discorso generalista, ma bisogna capire questo. Quindi, cosa significa? Significa che bisogna praticamente fare un po' gli imprenditori di se stessi, nel senso, bisogna capire che per poter andare avanti non si può pensare di avere comunque il contrattino, di avere il lavoretto, l'impiegato, eccetera, perché gli stipendi poi sono sempre gli stessi e il costo della vita invece aumenta. Quindi bisogna un po', insomma, saper come remare e saper come restare a galla. Ok, quindi le possibilità di far soldi ci sono, ovviamente online è il mondo, ormai è tutto focalizzato sul lavorare online. Online dà una grossissima possibilità, questo non lo metto in dubbio. Innanzitutto, come velocità si fa più in fretta, no? Il passaggio nel poter far soldi rispetto che offline. Numero due, rispetto all'offline, online non ci sono le spese che possono esserci di avere un'attività fisica, ok? In generale, che si vendono servizi o che si vendono prodotti. La cosa che però è cambiata è che non bisogna focalizzarsi su un tipo di business, nel senso che se uno fa, ad esempio, dico, oh, bisogna fare il corso di Amazon, bisogna fare Amazon, non è che voi diventate ricchi facendovi Amazon, ok? Amazon è solamente un metodo che conviene soprattutto ad Amazon, ovviamente, per poter vendere prodotti che poi sono, ragazzi, parliamoci chiaro, cineserie, prodotti che comunque arrivano dalla Cina, poi vengono per carità cambiate, dipende poi, non è che la maggior parte delle persone che vende su Amazon si mette lì, cambia prodotti, design, fa, rimodella, eccetera. Ragazzi, parliamoci chiaramente. Su Amazon cosa significa? Che si compra su Alibaba, ok? Come fa su un dropshipping, anziché comprare su AliExpress, compri su Alibaba, quindi compri praticamente da sti cinesi prodotti che sono di dubbia qualità. Cosa fai? Lì spedisci in Europa, in Italia o in America e poi li vendi, ok? Al momento che li vendi, e si vendono, per carità, bene o male, si vendono, se li vendi bene, poi bisogna fare anche attenzione a questo, cosa succede a Amazon, che non è stupido, a quel punto sa che quel prodotto lì è venduto bene, nel senso che comincia a vendere questo pennarello qua, lo importo dalla Cina, un pennarello che scrive su una lavagnetta magnetica, si vende bene, cosa succede? Che dopo un mese Amazon dice, ok, questo pennarello qua si vende bene, allora cosa fa Amazon? Si fa lo stesso pennarello uguale a te, perché ripeto, non fai nulla di particolare tu, ti copiano il pennarello e ci mettono il brand di Amazon, se lo mettono a un pezzo più basso del tuo, se lo mettono in prima pagina e bye bye alla tua idea e al tuo pennarello. Quindi questo tipo di business che non è controllabile, ok, che è un business che fondamentalmente fa solo gli interessi di Amazon, a voi vi danno le briciole, praticamente io ultimamente non l'ho più appoggiato, proposto, non l'ho mai proposto in verità, ragazzi, però se prima magari poteva aver senso quello di vendere con un e-commerce più appoggiarsi ad Amazon, oggigiorno c'è quella stirpe di gente che comunque dice che no, Amazon no, 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 Amazon no, poi per carità la gente è anche ignorante, dice che comunque Amazon
La gente pensa poi in Italia che Amazon sia il nemico, no? Perché pensano che se tu compri, diciamo, da Amazon, è Amazon che comunque compra i prodotti e li rivende. In verità non è così, la maggior parte sono prodotti appunto di venditori, di negozi. Però, come dicevo prima, se un prodotto funziona, Amazon te lo copia e lo crea e ci mette il brand Amazon e ti fotte. Ovviamente il discorso è diverso se voi avete un private label, nel senso che se voi avete vendete questo bel telecomandino che mi accende, mi spegne e mi cambia la luce alla pianta, questa è una pianta finta, ragazzi, non è una pianta vera, vi svelo questa chicca. Dicevo, se vendete questo qua, avete comunque il monopolio, nel senso siete gli unici che fate questo, è una cosa che fate voi, allora a quel punto che fa? E voi vi fate il vostro bel e-commerce, fate il vostro bel vi accerchiate un po' dei vostri bei clienti che comprano il prodotto da voi, dopo che ha senso metterlo su Amazon, ma a quel punto vi registrate il brand, fate attenzione a questo, nel senso che vi dovete registrare il brand e evitare che comunque Amazon poi ve lo copieranno lo stesso, che però almeno perlomeno voi sarete gli unici a fare quel tipo di business lì e quel tipo di avete siete gli unici primi insomma a vendere quel prodotto lì. Però capite che questa cosa qua la si può fare, la fa uno su un milione, ok? Perché non ci possono riuscire tutti. Quindi se Amazon qualche anno fa era assolutamente da fare perché veramente si potevano fare soldi e li ho fatti e quindi non nascondo su quello, ma anche facendo i libri, cioè, ragazzi, io ho provato tutte le cose, ma tra l'altro faccio ancora Kindle Publishing, quindi si può per benissimo fare soldi ancora vendendo libri, scrivendo, questo è quello che vedete lì, è uno degli ultimi libri, per carità. Però portano qualche centinaio di euro al mese, non di più, non è che. Però, insomma, è una cosa che si può fare. Però lo fai per altre intenzioni, non per quelle 100 euro al mese, ok? Lo fai per fare pubblicità, eccetera, eccetera. La cosa su Amazon, ragazzi, invece, chi vende un corso su Amazon dicendo che il business della vita, svolterete, diventerete ricchi, indipendenza economica, lavorerete 1 ora a settimana, sono tutte cazzate. Diffidate, perché sono persone che di certo non la sanno lunga, insomma, sono truffe quelle, parliamoci chiaro, purtroppo danneggiano tutto il resto, perché ovviamente faccio anch'io parte della categoria formatore, quindi danneggiano un po' tutta la baracca, danneggiano tutti, no? Chi vi vende corsi ancora, insomma, insomma, non voglio fare nomi. Però ci siamo capiti e per carità sono tutte cose che ovviamente non stanno né in cielo né in terra. Poi per carità è un business per vendere online? Sì, quindi se voi volete veramente focalizzarvi su poi c'è anche da dire che quello che dico sempre io alla fine, queste sono piattaforme che vi permettono di poter mettere dei prodotti esposti e poterli potenzialmente far comprare, no? Non c'è nulla di così complicato da doversi studiare, insomma. Poi tra l'altro tutto fatto, tutto scritto, tutto già Amazon soprattutto da un supporto incredibile, nel senso già tutto lì, nel senso, non è che ci vuole un corso, ok? Io capisco che ci vuole un corso ormai per ogni cosa, però bisogna anche, ragazzi, fare le cose che hanno senso, altrimenti veramente si perde la credibilità, ok? Quello che poi ha senso, ripeto, se avete un negozio e a quel punto vendete già fisicamente, vendete già online, a quel punto vi conviene, siete obbligati a vendere anche su Amazon, perché comunque Amazon vi dà quella visibilità. La gente poi cosa fa? Compra un prodotto, a meno che voi non vedete, non so, una maglietta da Nike, che potete vendere anche al di fuori di Amazon. Ma altrimenti se la meta o il prodotto non lo conosce nessuno, voi siete obbligati a meta, perché su Amazon ovviamente ci sono le persone che comprano, la maggior parte, specialmente in Italia. E quindi questo cosa significa? Significa che vi trovano su Amazon, ok? Quindi a quel punto lì, ok, vi spendete quei 50 euro al mese, minimo, adesso non mi ricordo quanto costa, comunque 50-60 euro al mese, solamente di magazzino, eccetera, però avete quel tipo di visibilità lì, eccetera. Poi se voi vendete, dovete fare attenzione che prendete tutti i soldi, mi sembra costa, cioè vi prendono almeno 30 e passa per cento, ok? Di fee. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che un po' una piccola,
osservazione, no? Tutti quelli che fanno, tutti, i pochi rimasti che fanno ancora, vendono ancora corsi per diventare indipendenti, ricchi e fare, che ne so, la bella vita da una spiaggia, quelle ragazze sono menate che non esistono, non sono mai esistite. Allora dice uno che comunque vendeva su Amazon e che faceva, scriveva i primi libri, li scriveva veramente dalla spiaggia, dalla barca, ancora meglio. E per carità, ero anche appassionato, sono stato a Porto Rico, ragazzi, a fare anche la bella vita, facendo Kindle Publishing negli anni belli, ok? È una cosa che si poteva fare all'epoca. Adesso chi fa queste menate qua è un po' appunto per vendervi il sogno, insomma. Ok, ci siamo capiti. Però non fraintendetemi, ok, non dico che Amazon non funziona, dico solo che basarsi su un'idea e dire adesso voglio fare vendere questi pennarelli qua, comprandoli dalla Cina, portandoli su Amazon, ragazzi, non fate quello perché è una cosa che non ha più senso oggigiorno, ok? Se volete fare un business serio e dire ok, voglio crearmi questi pennarelli qua, brandizzarli, venderli online, capire come si fa il marketing, capire come gestire. Lì bisogna investire tanti soldi, tempo, e poi a quel punto certo dovete venderli anche su Amazon, ma sono, capite, due cose diverse, ok? Così come il dropshipping, ok? Io vendevo fino all'anno scorso corso sul dropshipping for Dummies, ok? Ma l'ho sempre detto sin dall'inizio, adesso è un corso che comunque abbiamo chiuso, perché è un corso che io ho sempre detto dall'inizio, questo corso vi dà le basi per fare il dropshipping, ma non diventerete ricchi facendo il dropshipping. Io l'ho sempre detto e ribadito, e sono sempre stato contrario a tutti quelli, ragazzini, dubaini, vari macorici, eccetera, che proponevano delle soluzioni a Luca Babbiocchi per appunto campare sulla vendita di corsi che promettevano cose assolutamente irrealizzabili, ok? Perché poi, ripeto, oggigiorno soprattutto non è che il dropshipping è morto, perché poi è facile, no? Mettere in bocca parole che non esistono, però è, diciamo, un metodo che è fatto così come comprare le cose su AliExpress e poi rivenderle, soprattutto se non sono neanche vostre, sperando che poi il supplier li spedisca, è una cosa, capite benissimo, campata in aria. Ok, soprattutto poi adesso col corso della pubblicità che c'è, non si può più fare. Cioè, si può fare, ma non è redditizio. Ok, tutti gli altri che vi dicono, ragazzi, se no farei pure io. Cioè, l'ho fatto, nel senso, ci ho fatto anche soldi su questo, li facevo anche i video. Cioè, lo si può fare, ma quanto ti dura una cosa così? Una settimana? Cioè, non è una cosa che puoi fare alla lunga, ok? Cioè, ti vai alla roulette, al casinò, punti sul rosso e sul nero, quando esce il nero, punti sul rosso, fin quando non ti esce il colore che vuoi, ogni volta raddoppi, così o perdi tutto o riesci a portarti a casa, qualcosa. Ok, è più sensato fare così, per dirti, adesso prendete queste cose qua con le pinzette, ok? Però ci siamo capiti, insomma, non è un business, non sono business questi qua, che okay? Sono metodi farlucchi di guadagno, ok? Così come i vari sistemi automatici di trading, i vari bot che comunque fanno il forex, eccetera, eccetera, ragazzi, funzionano fino a un certo punto, l'ho provati pure io, funzionano fino a un certo punto, poi comunque non, a un certo punto chiudono, falliscono, ti mangiano i soldi, eccetera. Ovviamente io ho potuto fare tutte queste esperienze qua, avendo un po' di capitale da parte, quindi perché no? Però posso dirvi quello che funziona e quello che no. Quello che funziona non è che c'è una cosa che funziona e una cosa no, ragazzi. La cosa che bisognate capire è che ci vuole, dovete avere un business, ok? Anche quello che proponiamo noi con l'Export to Singapore è un business che non è che funziona o non funziona, ok? Cioè noi lo diciamo sempre, ovviamente mettiamo, qui la situazione è diversa, innanzitutto perché comunque le varie piattaforme che abbiamo, i marketplace che abbiamo, che utilizziamo, le varie Lazada e Shopee, non sono come Amazon, ovvero sono in minima parte come Amazon, ma come lo erano nel 2016, quindi non c'è difficoltà, noi nel senso comunque vendiamo senza fare pubblicità. Ok, però nel frattempo comunque noi stiamo portando avanti il nostro brand, dove comunque mettiamo i vostri prodotti, facciamo comunque del brand positioning sui vostri prodotti, poi Singapore comunque è una realtà molto piccolina, quindi riusciamo a portare, fa, però un lavoro lungo di cui bisogna avere pazienza, che comunque porterà i frutti.
Poi, per carità, non a tutti, però con prodotti validi, made in Italy, che non ci, di cui comunque non c'è concorrenza, ovviamente capite benissimo che vale la pena fare un investimento e sprecare il tempo e le energie, perché comunque sono cose che possono portare e portano comunque i risultati con il tempo. Capite benissimo che però è diversa la cosa, non c'è competizione. Sono prodotti italiani di qualità, di eccellenza, sono prodotti unici, li pubblicizziamo anche sui social, li mandiamo anche a influencer, cerchiamo di lavorare sempre meglio con il B2B, quindi facciamo una serie di cose che ovviamente non si limitano a sbatterli su un marketplace sperando che qualcuno li compri. Ovviamente questo è per dire un po' il paragone con quello che può essere su Amazon. Capite benissimo che il discorso cambia notevolmente qua per il fatto che non c'è la concorrenza, cioè non è che io sto vendendo prodotti cinesi in Asia dove siamo per dire pieni più di voi, ok? Quindi stiamo vendendo prodotti italiani in un mercato di cui i prodotti italiani ce ne sono pochi e c'è sempre più gente che comunque è disposta a comprarli a prezzi alti, quindi è una cosa che onestamente ha senso. Però ribadisco, non è che sono guadagni semplici, è un business di cui comunque richiede pazienza, idee, voglia, sacrifici e soprattutto relazioni, perché poi come che sia online poco importa, perché come fosse un business offline alla fine fa parte. Cioè, funziona con le partnership, con le relazioni, con le strette di mano. Ok, quindi sono cose che possono, ovviamente, maturano con il tempo. Comunque, se non ci sono domande dirette per quanto riguarda Amazon, lo scopo di questo video era, come ho messo sul titolo, come ancora vendere su Amazon. Io spero che vi abbia dato un po' quelle che sono quella che è la realtà. Poi, ragazzi, parliamoci chiaro, la realtà io ho sempre parlato in maniera franca, in maniera, onesta. Ok, anche se questo va a discapito di chi comunque ovviamente campa vendendo solamente quella tipologia di corso, di idea, eccetera. Io capisco che sia facile, okay, vendere a della gente che non ha la minima idea di cosa possa essere Amazon, un corso, più che altro un sogno, eccetera. Però bisogna fare attenzione, ragazzi, perché, ripeto, non è soprattutto quello di mettere prodotti cinesi su Amazon, non è una cosa che ha più senso oggigiorno nel 2021. Ripeto, bisogna capire che oramai, a parte che la gente comunque, io penso che anche in Italia sarete stufi di comprare cianfrusaglia cinese che comunque è di una qualità pessima. A prezzi bassi, cioè io questa cosa qui non lo capisco. E poi perché comunque pensate che qua a Singapore siamo, cioè negli ultimi anni siamo arrivati a un certo punto che veramente la gente comunque non ne poteva più, nel senso cioè, è molto più facile vendere una cosa che non è cinese qua rispetto a una cosa cinese. Perché la gente. Ma così anche a Hong Kong. Ormai la gente si è rotta le scatole. Infatti, la stessa Cina, non sono stupidi, la stessa Cina sta cambiando un po' la direzione, nel senso non stanno più, come si dice. Creando soprattutto prodotti clone di quelli che sono magari prodotti italiani. Non ho capito che, ma per dire, parlando magari di cose che conosco meglio, il settore per dire del ciclismo, no? Per dire il carbonio, non fanno più, cioè li fanno ancora, no? I piccoli supply, i piccoli store, no? I prodotti fake di che ne so, cioè i chioni, le ruote in carbonio delle bici da corsa. Però hanno capito che se loro cominciano a fare. Un po' come fa la Huawei, come fanno questi brand qua, i loro cerchioni con il loro brand, anche cioè, cinese per cinese, li sanno fare, e li mettono un brand, no? E fanno un po' di lavoro sull'immagine, un lavoro fatto bene con i test, con le prove, cioè spendendoci anche un po' più di soldi in materiale, hanno capito che questi prodotti qua hanno più successo e quindi hanno incominciato a lavorare su questo. Quindi ci sono tantissimi prodotti adesso cinesi che.
cinesi che arriveranno sul mercato e stanno già arrivando sul mercato e non saranno più di bassa qualità. Quindi bisogna fare attenzione perché c'è, però hanno sempre nemmeno un nome molto molto negativo, quindi hanno ancora un feedback veramente di anni e anni di cianfusaglie e farlocche. E quindi, però ultimamente bisogna fare attenzione che ci fanno anche concorrenza su molte cose. Allora, c'è Francesco, vediamo un report di stanze di mesi sulle vendite. Enrico Zerilli, io non credo di conoscerti. Non credo che sia il nostro cliente, quindi diciamo queste sono cose ovviamente. Io allora, i report, quelle cose lì, noi di tanto in tanto li pubblichiamo sulle storie di Instagram, qualcosa comunque li mettiamo, ovviamente queste sono informazioni, diciamo, tra virgolette, dei nostri clienti, quindi li rilasciamo ovviamente ai nostri clienti. Se non sei il nostro cliente e non credo di conoscerti, non però comunque posso dire l'olio, soprattutto l'olio d'oliva. Comunque correggimi se sbaglio, adesso non mi, così su due piedi non mi viene in mente di aver mai parlato con te. Comunque l'olio d'oliva è il prodotto per eccellenza, ti posso dire con questo con garanzia, con certezza. O che se non ti fidi di me puoi chiedere telefoni, chiedi a qualunque ristorante italiano a Singapore o altre supplier, altri distributor qui a Singapore, l'olio d'oliva. E noi ne abbiamo diverse, abbiamo due, abbiamo fatto una Zoom e ci siamo conosciuti. Enrico Zerilli, abbiamo fatto una Zoom e ci siamo conosciuti. Olio d'oliva. Non mi viene in mente. Quando è che ci siamo fatti? Allora, sta andando. Quando è che abbiamo fatto la Zoom? Fammi ricordare chi sei perché non mi ricordo chi sei. Comunque, l'olio d'oliva, noi abbiamo due prodotti per il momento e sono prodotti che si vendono molto bene. Sono uno dei prodotti che si vende meglio. Soprattutto uno in particolare. Abbiamo abbiamo quello di Christian. Adesso non c'è in linea. Comunque se c'è, non credo sia tra i collegati. Comunque, insomma, ne abbiamo uno in particolare, un olio veramente buono e si sta vendendo, insomma. Si sta vendendo bene e lo vendiamo. Olio di Mediterraneo. Ok. Olio di Mediterraneo, olio opera. Oh, sì, Enrico, ci eravamo sentiti, mi ricordo. Ci eravamo sentiti roba di gennaio-febbraio, per quello non mi ricordavo. E poi avevi parlato con la Giulia, se non sbaglio. Però non ti abbiamo come cliente, insomma, sei lì che aspetti, eccetera, ma non sei più entrato. Comunque. Cosa posso dirti? L'olio, tra l'altro ti abbiamo mandato anche un report, mi sembra che l'avevi chiesto alla Giulia, avevamo mandato un report nel mese di maggio, mi sembra. Tanto non li facciamo con queste cose qua, però ti avevamo mandato un report privato delle vendite del mese di maggio. Comunque posso dirti, con garanzia, l'olio d'oliva è un prodotto tra i più venduti. Adesso abbiamo comunque anche un altro tipo di olio, praticamente abbiamo tre tipi di oli di oliva, sono diversi, quello che ci dovrebbe arrivare con la spedizione di agosto, la prossima settimana dovrebbero spedire, è un olio d'oliva che è a pugliese, adesso non voglio fare il nome per creare competizione, concorrenza, eccetera, però comunque è un olio d'oliva del Salento è fatto con le terrine, un olio particolare di un brand comunque famoso. Adesso non so se mi stanno ascoltando. Comunque, Enrico, se l'olio sei sempre interessato, comunque c'è spazio. Ripeto, è un prodotto che si vende, su quello non ci sono problemi. Tra l'altro, facciamo anche adesso faremo i bundle, quindi metteremo, siccome abbiamo diversi prodotti che si possono abbinare insomma, con l'olio, quindi faremo anche i bundle, quindi abbiamo prodotti molto validi, quindi su quello non ci sono problemi. Ovviamente ci dobbiamo cercare comunque anche lì di differenziarci, però adesso non mi ricordo esattamente che tipo di bottiglie, prodotti avevi, perché ci eravamo parlati, mi ricordo, lo scorso inverno, però comunque senti la Giulia perché se riesci a portarci dei prodotti, insomma, differenziarci un attimino. E se è prodotto di qualità, come credo che sia, non ci sono problemi. L'olio d'oliva è un prodotto che si vende, tra l'altro è molto ricercato anche dai ristoranti, dai distributori, quindi su quello non ci sono problemi. Quello che vediamo di più, per dirti adesso su due piedi, è quello da 750, 0,750, e 750 ml,
Per il resto, ovviamente, conta molto il packaging, ragazzi. Il packaging, anche il packaging che facciamo noi, comunque è importante. Infatti, su quello non abbiamo magari mai parlato, però noi comunque ogni volta che mandiamo dei prodotti in spedizione, poi anche lì, diciamo, insomma, dipende anche, ma a volte mandiamo comunque con dei giveaway con celebrity o facciamo comunque dei prodotti campione e abbiamo comunque un packaging particolare. Abbiamo, insomma, lavoriamo un po' su quello, ok? Però ovviamente se avete già una bottiglia, l'etichettatura fatta bene, quella eccetera in inglese, ovviamente non ci sono problemi. Allora, comunque senti la Giulia, o Yuri, insomma, che ti danno. Ti possono dare, insomma, ti avevamo già dato il report del mese di maggio. Se vuoi, ti diamo quello del mese di luglio. Mi sarebbe capito. Il mercato mio non lo riconosciuto in questi paesi come eccellenza. Chiamami, senti la Giulia, ti mandiamo un report. Ti mandiamo l'ultimo report del mese di luglio. Comunque, guarda, ti posso dire, è uno dei prodotti che vendiamo di più, l'olio d'oliva. Quindi su quello non mi preoccuperei. Comunque, chiedi a Giulia. Mi sembra che tu hai sentito la. Se non sbaglio. Se non sbaglio, correggimi, tu sei, insomma, sei siciliano e avevi sentito la Giulia che anche lei è siciliana. Quindi senti lei, chiedile, dille pure che hai parlato con Francesco in live e di richiedere il report delle vendite dell'oliva di luglio. Te lo possiamo mandare la prossima settimana che scade, cos'è, luglio? 30 luglio, sì, 31 luglio, no? Domani chiudiamo quello di luglio. Comunque normalmente, ragazzi, non lo facciamo perché non è che possiamo andare, però insomma l'olio d'oliva è il prodotto anche quello che utilizziamo onestamente con più facilità per farci anche pubblicità, perché comunque è quello che riusciamo a vendere di più. Ragazzi, l'olio d'oliva sono prodotti base, come insomma, come prodotti made in Italy, all'estero ci conoscono per questo. Formaggio non, per il momento non esportiamo. Comunque senti la Giulia perché abbiamo già due, adesso c'è, insomma, bisogna differenziarci. Se riesci comunque a mandarci dei prodotti diversi da quelli che abbiamo, perché altrimenti ci autofacciamo concorrenza. Quindi mandici un prodotto, dobbiamo cercare di capire con la Giulia che tipo di bottiglia puoi mandarci. A volte, soprattutto, non importa se il prodotto poi alla fine è lo stesso, a parte che non credo sia, io me ne intendo di oli, però non credo siano poi, anche se cambiano da regione a regione, l'Italia cambia tanto, però comunque quello che è importante è il tipo di bottiglia, che poi comunque quello che è la foto, insomma, in cui riusciamo poi a differenziarci, ok? Comunque, ragazzi, questa live era appunto inerente a Amazon. Ovviamente ci sono business fisici, come molti sono, non so se è il caso tuo, Enrico, comunque ci sono business fisici, nel caso anche di nostri clienti, che ovviamente lavorano anche su Amazon, lavorano anche su Alibaba. Allora, per quanto riguarda, io non credo però ci siano business che campano solamente ormai con Amazon, perché io poi, se per carità, correggetemi se sbaglio, io ho business che vivono solamente con Amazon. Cioè, che si appoggiano ad Amazon, ripeto, quello è essenziale, però dietro ci devono avere comunque un e-commerce, ci devono avere comunque un brand, devono avere insomma, una situazione che li aiuti, un ecosistema, insomma, che li supporti. Per quanto riguarda il discorso su Alibaba, adesso apro questa parentesi, poi vado a mangiarmi il durian, che mi aspetta come snack, cena, eccetera. Il durian è un frutto, ragazzi. Super costoso, però è la stagione, adesso è quasi finita la stagione, quindi ne approfittiamo. È un frutto giallo puzzolente, ma è assolutamente è un frutto, veramente non piace a tutti, ma è una cosa super super delicata. Ripeto, un frutto comunque costa una roba così, che viene così con 4-5 pezzi di questo frutto qua. Si chiama durian, adesso vi faccio magari una foto, eccetera, che sennò sempre che parlo di niente. Una roba pazzesca che costa 50 dollari a frutto, quindi una roba assolutamente cara, però vi dico, è una prelibatezza assurda. Non piace a tutti perché comunque puzza, però è dolcissimo.
Comunque, ragazzi, dicevo, allora apriamo questa parentesi qua di Alibaba, perché comunque anche lì ci sono arrivati clienti che hanno fatto confusione con Alibaba, che comunque vendono già su Alibaba. Allora, Alibaba è un mangiasoldi. Allora, vi spiego cos'è, adesso mi viene da ridere perché comunque a me piace, insomma, essere abbastanza diretto. È un mangiasoldi perché? Allora, innanzitutto apriamo un'altra parentesi. In Italia c'è solamente. C'è una succursale, chiamiamola così, c'è ovviamente una piccola collaborazione con la Cina per quanto riguarda Alibaba Italia, di cui hanno la sede a Milano, che sono la sales rappresentative di Alibaba Italia. Ok, quel loro compito, unico compito è quello di trovare clienti per vendere su Alibaba. Ok, dovete capire una cosa, Alibaba è una delle piattaforme ancora più grande, più conosciuta di Alibaba. Non è un marketplace, ok? È praticamente una piattaforma B2B, ok? Dove aziende di tutti i tipi, ok? Da aziende agricole a aziende che producono pennarelli, ok? Vogliono tra virgolette essere presenti perché la gente che fondamentalmente, questa è poi la verità, vende poi su Amazon, compra su Alibaba e quindi trova i prodotti poi su Alibaba e li compra in stock per poi venderli su Amazon, capite? Quindi già questo qui vi fa capire che un po' c'è questo barbatrucco. Allora, la cosa da capire è, uno, quindi sfatiamo un po' di miti, che Alibaba non è in verità presente in Asia. Cioè, ovviamente è una società cinese, ok, quotata tra l'altro nello stock market americano, è una società per lo più conosciuta nel mondo anglosassone, nel mondo occidentale, ok, perché si è sempre pensato, non so perché, che sia il modo per entrare a vendere in Asia, ok, falso, questo è un falso mito. Ripeto, chi vende su Alibaba lo fa perché vuole avere presenza attraverso i venditori che si appoggiano poi ad Amazon, ok? Non qua in Asia, indipendentemente che sia un distributore o che sia un comune mortale cittadino che compra online o non so, un'azienda che si rifornisce di altri pezzi da altre aziende, non compriamo in nessuna categoria su Alibaba, ok? O si va direttamente dall'azienda, di cui comunque si conosce, passaparola, funzionava molto all'antica, ok? I rapporti aziendali. O se no si va su altre piattaforme, ok? Su Tmall, si va si usa moltissimo WeChat. Alibaba onestamente poi Alibaba funziona in maniera ci sono le persone che lavorano su Alibaba, che seguono le aziende. Quindi non sono le stesse aziende che in verità cinesi che poi si appoggiano su Alibaba, ma sono praticamente come dire, degli accounter, delle persone figurative che lavorano con il nome dell'azienda, che poi comunque comprano l'azienda, c'è tutta una serie di cose che neanche immaginate, okay? Che alla fine si interfacciano solamente con un pubblico di liberi professionisti che sono dall'altra parte del mondo, che vogliono comprare su Alibaba perché comprando in stock da queste aziende qua praticamente hanno risparmio, quello è vero. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che praticamente se vi propongono l'idea di vendere su Alibaba come l'idea di arrivare nei mercati orientali, di essere presenti nell'immaginario collettivo della Cina, è una falsa credenza, un mito che poi onestamente non è neanche vero, perché per quanto poi è vero che comunque Alibaba è un'azienda cinese, non è vero che poi è utilizzata in Cina. Cioè, per nessun motivo, nel senso che comunque le aziende cinesi lavorano non attraverso Alibaba in Cina. Quindi se noi vogliamo comprare prodotti da aziende, eccetera, di certo non andiamo a cercare neanche su Alibaba. Io qua a Singapore di persone che comunque conoscono Alibaba ce ne sono poche, che utilizzano Alibaba onestamente non ne conosco, ok? Anche quando vivevo in Taiwan, anche quando comunque stavo in Cina, cioè Alibaba era sempre stato conosciuto nel mondo ovviamente di chi fa Amazon, quindi chi può comprare, perché poi parliamoci chiaro, la gente che comunque ha bisogno, ma ok, adesso lasciate perdere Amazon, però
Comunque, se voi siete in Italia, volete, per dire, comprare, che ne so, questo tappo di questo pennarello qua, ok, e volete comprarlo a un prezzo basso e non sapete minimamente come funziona il mercato orientale, ovviamente l'unico modo è quello di andare su Alibaba e trovarvi comunque l'azienda. Però vi ripeto, non è che trovate l'azienda vera e propria, trovate un po', come dire, l'ologramma dell'azienda, ok? I collaboratori alcuni collaboratori che lavorano per quell'azienda lì, che poi sono presenti su Alibaba, ok? Qui a sua volta prenderanno una percentuale dei prodotti che riescono a vendere all'azienda. Quindi, paradossalmente, se voi riusciste a rivolgervi direttamente all'azienda stessa, risparmiereste moltissimo, moltissimo di più di quello che comunque vedete già a buon prezzo nel mercato, nel mondo di Alibaba. Ok, per dirvi questo. Perché vi dico questo? Perché comunque ho avuto molti clienti che venivano in call e praticamente dicevano che ah, io vendo già su Alibaba. E infatti dicevo, non è che sono stupito, però la prima cosa che chiedevo è cioè, chi ti compra questi prodotti qua poi? Perché qui Alibaba non lo utilizziamo. Quando dico qui non dico solo Singapore, io parlo più che altro del mondo dell'est Asia. No, qui perché comunque sono poi alla fine questi prodotti qua venivamo a capire alla fine che erano comunque libri professionisti che utilizzavano Amazon come vendita e quindi si rivolgevano ad Alibaba per comprare questi prodotti qua, quindi tutto un barbatrucco. Poi paradossalmente potrebbero essere anche degli italiani che comprano su Alibaba prodotti della stessa azienda italiana presente su Alibaba per poi rivenderli su Amazon Italia. Quindi c'è tutto questo passaggio assurdo, quando potenzialmente basterebbe poi riuscire a trovare l'azienda stessa, magari che vende su Alibaba. In tutto questo per dirvi che vendere su Alibaba comunque vi costa un botto di soldi, ma tantissimi migliaia di euro, molto di più rispetto a quello che comunque offriamo noi i nostri servizi. Per poi avere l'unico vantaggio che possono essere potenzialmente interessati solamente venditori su Amazon, okay? Altrimenti no, non è un modo per vendere in Asia. Okay? L'unico modo per vendere poi in Cina, se poi vi piace molto entrare in Cina, è quello di fare cross border con Hong Kong, okay, avere comunque una presenza fisica di prodotti a Hong Kong o a Singapore, come ce l'abbiamo noi, e comunque rivolgervi ai vari Tmall, a vari WeChat, eccetera, e noi lo possiamo fare, abbiamo anche comunque dei collaboratori, io li conosco il mondo cinese benissimo, perché ovviamente quando facevo Amazon comunque ho ancora la lista di supply di che comunque mi può aiutare, a parte che comunque ovviamente bisogna parlare cinese, eccetera, però quello non è un problema qua. Però bisogna comunque fare un lavoro a parte perché è tutto scritto poi in cinese, tutto un altro mondo, quindi non utilizzano di certo i mezzi comunque che ci sono al di fuori quello che c'è in Cina è solamente in Cina, ok? Quello che voi vedete al di fuori dalla Cina come Alibaba non c'è in Cina, ok? Quindi questo per farvi un po' chiarire che cos'è Alibaba. Quindi noi ovviamente non è che siamo, non, dico sempre, non siamo competitor di Alibaba, perché comunque Shopee è una piattaforma che diciamo, nasce da Alibaba in verità, ok? Però il marketplace Shopee, dove la gente compra, mentre ripeto su Alibaba non è un posto dove si possono comprare prodotti singoli, si possono comprare solo grandi stock, ma questi prodotti qua non sono fatti per diciamo, il mondo asiatico, ok? Questo in generale, anche per parte dell'alimentare, anche per aziende che comunque vendono prodotti, hanno bisogno di prodotti fisici, non comprano, non si riforniscono dai vari supplier su Alibaba in Cina, ok? Quindi ragazzi, fate attenzione quando volete rivolgervi nei mercati asiatici, perché c'è parecchia confusione. Ripeto sempre, qua non c'è molto da preoccuparsi, nel senso che è tutto molto ancora basato come fosse
come stessimo negli anni 2016, 2015, 2016, ok? Dove comunque c'era Amazon, non era ancora super utilizzato, ok? Però la gente lavorava con il proprio e-commerce. Ok, qui abbiamo queste due piattaforme che sono Lazada e Shopee, che sono ovviamente diffusissimi qui in tutto il sud-est asiatico. Coprono più o meno un miliardo di popolazione, perché stiamo parlando di tutti i paesi intorno a Singapore, con circa 700 milioni di consumatori che utilizzano queste piattaforme qua, okay? Quindi transazioni pazzesche che superano di gran lunga qualunque tipo di piattaforme, tra cui Amazon ovviamente. E quindi capite benissimo che sono dei livelli assurdi. Ma non necessariamente tutti comprano su queste piattaforme qua, ok? Perché poi la gente compra anche online. Dove compra poi la gente online? Compra da, ovviamente, siti che comunque conoscono e reputano con un certo trust, quindi con una certa fiducia. Ok? Dove te la fai la fiducia? La fiducia te la fai con, ovviamente, una presenza sui social, una presenza poi su Lazada, su Shopee, ok? E poi con una presenza costante nel tempo, ok? Quindi questo è l'unico modo per poter vendere a una miriade di persone che c'è qua in Asia, soprattutto adesso, ripeto sempre, che tra virgolette, passatemi il termine, grazie alla pandemia, ci permette, ahimè, di avere questo vantaggio di comprare online, ok? Non che prima non comprassimo online, però ovviamente questo appunto non è che lo dico io, ok? È un dato di fatto, ma anche in Italia penso sia così, ok? Sono aumentate di gran lunga le vendite online, quindi tutti quelli che operano in maniera con l'e-commerce, insomma, hanno di gran lunga avuto un vantaggio competitivo rispetto a chi comunque vende ancora l'olio d'oliva con il passaparola o aspettando, insomma. Quindi in l'Europa ovviamente funziona in maniera ancora diversa, perché comunque non avete ancora, a parte Amazon, non avete ancora come dire, un modo per poter vendere in tutti gli altri paesi. Cioè, non avete ancora un sito dove magari uno dalla Germania compra, uno dall'Italia compra, cioè bisogna comunque lavorare ovviamente con le varie lingue, eccetera. Qui insomma, nel sud-est asiatico, essendo che comunque, tra virgolette, l'inglese è la lingua più conosciuta, più universale, è molto molto più facile, ok? Mentre ancora mi viene da pensare, se io vivessi, per dire, in Italia, mi cerco comunque un sito internet che mi vuol vendere, o vado per dire, comunque su un portale in generale, ma che sia italiano, ok? Quindi difficilmente vai a comprare un prodotto dalla Germania, eccetera, a meno che non sia veramente unico, ok? E quindi sono piccole caratteristiche che ovviamente culturali, eccetera, che comunque fanno capire un po'. Qui, tra virgolette, dal 2019, dal novembre del 2019, quindi praticamente da 2 anni a questa parte, è tutto molto più facile per via insomma, dei patti reciproci tra le regioni Asian. Andatevi a vedere poi tutte le cose burocratiche, eccetera, che hanno comunque fatto, e l'Unione Europea. Quindi questo discorso qua noi lo portiamo avanti dall'anno scorso, diciamo, una cosa che comunque è esplosa l'anno scorso, indipendentemente dal Covid, ragazzi. Quello del fatto di creare questa specie di agreement, ok, di patto bilaterale tra tutte le regioni, tra tutti gli stati dell'Unione Europea. Adesso hanno aggiunto anche, ovviamente, l'UK, l'Inghilterra. Prima erano 7, mi sembra 11 e passa, comunque sono quasi, cioè, tutte le regioni Asian, tra cui anche, ragazzi, adesso entrerà anche l'Australia, fa parte di questo. Quindi questo cosa significa? Fondamentalmente che diventerà più facile comunque vendere, pubblicizzarsi e arrivare un po' in tutti questi paesi qua. Che poi comunque, parliamoci chiaro, riguardano poi la maggior parte dei consumatori
insomma, di qua. Ragazzi, abbiamo fatto un'ora. Io vado a mangiarmi sto durian, ok? Vi manderò la foto perché è una cosa che, se tra l'altro, se venite a Singapore, Malesia o Thailandia, a Singapore ovviamente abbiamo il top del top del durian perché li prendono in Malesia, li prendono in Thailandia, prendono solamente quelli che arrivano qua, sono quelli che costano di più. In Thailandia, in Malesia trovate il durian, però ragazzi lo trovate con una qualità diversa, così come il cocco, ok? Se andate a prendervi il cocco in Thailandia, per quanto il cocco venga da comunque la maggior parte conosciuto dalla Thailandia, ok? Però non aspettatevi di trovare lo stesso cocco che vendono qua a Singapore. Quello che arriva a Singapore, mettetevi in testa che sono i prodotti assolutamente, ma anche nella stessa Asia, quello che arriva a Singapore sono i prodotti in assoluto d'eccellenza, ok? Quindi lo stesso cocco, se io vado a prendermelo a Singapore, lo vado a prendermelo in Thailandia, 90 su 100, lo stesso cocco thailandese che vendono a Singapore è più buono di quello che comunque troveresti in Thailandia. Questo per un motivo molto semplice, che gli altri stati che sono vicini a Singapore, che producono, che hanno i prodotti poi, i prodotti migliori li spediscono a Singapore, ok? I prodotti per i comuni mortali se li tengono loro. Se uno ovviamente non ha dimestichezza, non è pratico di queste cose qua, dirà che comunque il cocco è buonissimo in Thailandia. Poi ci sono degli italiani magari in Thailandia che penseranno in maniera diversa, però ragazzi, vi dico, è così, ok? Così come il sushi, eccetera. Non, cioè, quello che trovate a Singapore, ovviamente non dappertutto a Singapore, ok? Adesso nei posti dove comunque vendono, posti conosciuti dove si vende comunque, ovviamente costano anche di più, ragazzi, è normale, ok? Così è normale come i ristoranti, cioè i ristoranti migliori sono poi nei posti dove la gente spende più soldi, quindi gli stessi ristoranti, gli ristoratori, gli stessi chef vanno poi a lavorare dove c'è più gente che spende. Cioè, chi va in Argentina, se tu vuoi andare in Argentina e mi andate a mangiare la carne, il famoso, come si chiama, l'asado, la carne argentina, e poi la mangiate qua, in un ristorante argentino, qua a Singapore, ok, anche se andate in uno dei migliori ristoranti in Argentina, vi posso dire che i migliori chef vengono poi qua. Qua come Hong Kong, come Shanghai, eccetera, perché comunque sono posti dove, Dubai anche, perché alla fine sono i posti dove la gente spende più soldi, dove comunque c'è più, insomma, c'è più ricchezza, è più facile comunque che si apra un ristorante di successo qua che magari è Buenos Aires. E quindi è normale che se tu sei uno chef rinomato non rimani in Argentina, ma vieni qua. Quindi ovviamente questo discorso qua vale in maniera generica per tutta una serie di prodotti. Il tartufo stesso, ragazzi, uno dei tartufi più costosi al mondo è stato venduto qua. Cioè, sì, cioè, poi per carità, io sono piemontese, quindi vado d'alba, mangio le mie belle tagliatelle al tartufo e sono buonissime, ok? Però se vai a mangiare all'Etna qua, per carità, spendi 500 dollari, però non posso dirvi che si mangia male. Però ovviamente costano e ci sono degli chef incredibili qua, italiani anche, quindi ragazzi adesso stiamo parlando di altro. Ok, ci sentiamo ragazzi venerdì sera, buon weekend, tante cose belle e buon inizio di agosto, ci sentiamo la prossima settimana ragazzi, tante cose belle, saluti da Singapore, salutatemi in Italia, fate i bravi e a presto.